Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi con le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 31, 4 settembre 1932. Il ricambio, il bisogno dell'amore divino, la divina volontà operante, continuazione in creazione. Sono sempre nel mare del volere divino, il quale mi fa presente tutta la creazione. Che teatro immenso nel quale ci sono scene così commoventi che a chiare note rivelano il grande amore di Dio verso le creature e che rapiscono il cuore ad amarlo. E pensavo alla grande ingratitudine umana che non si fa rapire ad amarlo. Ed il mio dolce Gesù, sorprendendomi col suo cuore gonfio di amore, mi ha detto: Mia buona figlia, la creazione fu fatta dal nostro ente supremo. Per dare amore e per ricevere il ricambio di amore delle creature. Non vi è cosa da noi creata che non ci fu questo nostro scopo, farla per riceverne il ricambio. Altrimenti le nostre opere non sarebbero state opere comunicative, fruttificative, alimentatrici e piene di vita per felicitare l'uomo. Sarebbero state come opere dipinte che al più allettano la vista, ma che non farebbero bene a nessuno. Invece, col volere il ricambio, noi mettevamo come in via la comunicazione della luce per darle la vita della luce, l'aria, per darle la vita della respirazione, l'acqua, il cibo, il fuoco, per darle la vita ed il bene che esse posseggono, e così di tutto il resto. Quanti atti di vita intorno alla creatura per crescere, alimentare e sostenere la sua vita. Ora, con il volere il loro ricambio, il volere del loro, il loro ricambio era un bisogno del nostro amore. Le opere senza ricambio sono opere senza corteggio, senza apprezzamento, e per quanto si servono di esse, restano opere isolate, come se non fossero gradite. Il ricambio non prende l'opera solo per servirsene,
ma entra dentro di essa per riconoscere colui che per amore suo l'ha creata. Il ricambio mantiene la conversazione, l'amicizia, la corrispondenza tra il donatore e tra chi riceve il dono. Ora senti, figlia mia, un altro tratto del nostro intenso amore verso l'uomo. Per avere questo ricambio, nel crearlo, mettevamo in lui la nostra volontà operante unita con la sua, affinché, come la nostra volontà nell'opera della creazione fece tante opere per amore suo, così nell'anima sua, possedendo la nostra volontà divina, in virtù di essa potesse tenere ugual forza e potere di darci il ricambio da noi voluto. Il nostro fiat agente nella creazione ed agente nella creatura doveva mettere a gioco l'umano volere per servirsene di tutti i suoi atti, piccoli e grandi, per formare il giusto ricambio di tutte le sue opere che aveva fatto nella creazione, molto più che ne sapeva il numero, la varietà, la bellezza, il peso di tutte le sue opere. Nella creatura operante non doveva farne a meno d'operare con la stessa molteplicità, sontuosità e bellezza di come aveva operato nell'universo, e così ricambiarsi delle sue opere esterne e delle sue opere interne fatte nel fondo dell'anima. La volontà divina doveva servirsi dell'umana volontà come materia nelle sue mani per continuare la sua creazione. Ecco perciò che l'uomo, con respingere la nostra volontà, fece cessare la sua vita operante negli atti suoi, nei quali la nostra volontà poteva servirsene di creare e trasformarsi in cieli, trasformarli in cieli, in stelle, in soli, in mari, eccetera. Inceppò l'opera nostra, arrestò, sconvolse le nostre dolci armonie, i cari ricambi che solo in virtù del nostro volere potranno esistere. Tutto potevamo fare in lui se la nostra volontà avesse avuto la sua vita operante in lui. Ecco perciò le nostre premure, i nostri sospiri, le insistenze, i nostri dolori, che la terra umana potesse diventare campo nostro d'azione, in cui il nostro volere avesse piena libertà di fare quello che vuole. E non ti credere che solo l'ente supremo vuole il ricambio nelle sue opere. Anche la creatura, il primo scopo nelle sue opere è il ricambio. Se c'è questo, o almeno lo spera, ha mani e piedi per muoversi, bocca per parlare, forza per sacrificarsi, tempo per operare. Ma se non vi è il ricambio, le sembra che non ha né mani, né piedi, né bocca, né forza, né tempo. Si sente che la vita le muore per quell'opera, sembra che il ricambio sia nulla, ma non è vero, anzi è il principio e la vita di ogni opera. Perciò il ricambio è un bisogno del mio amore e mi fa continuare l'opera della creazione. Dopo di ciò continuavo il mio abbandono nel fiat divino, una folla di pensieri, dubbi, difficoltà sorgevano nella mia mente. Ed il mio celeste maestro ha soggiunto: figlia mia, la mia volontà tiene virtù di fare l'accentramento di tutto l'essere umano in un atto solo. Se la creatura opera con la sua virtù unitiva, questa accentra in essa i pensieri, il cuore, i passi e tutto, in modo che la creatura si sente che non è la sola sua opera, ma che tutto l'essere suo è investito dalla sua forza operante, perché sente l'impero della mia volontà operante e tutto fa una cosa sola. Questa forza unitiva rende dominante ed ordinata la creatura perché la prima dote che sa dare il mio fiat è il dominio di se stesso e l'ordine. Ed allora prende il suo dominio divino
E la creatura diventa materia fattibile nelle sue mani, che si presta alle sue opere meravigliose. E invece, senza la mia volontà, la creatura non possiede neppure la forza unitiva negli atti suoi. E quindi la si vede tutta sparpagliata e senza ordine. E è materia dura che non cede alle forme che il nostro volere le vuole dare. Bene, cari amici, anche oggi grande scritto da parte del Signore che vorrei cominciare a meditare, così direttamente senza troppi preamboli, partendo da alcune considerazioni che mentre leggevo si facevano proprio estremamente chiare alla mia coscienza, alla mia anima, e che credo che siano talmente tanto condivisibili, ecco che appunto rifletterci un po' per cominciare a meditarci sopra sia, come dire, il giusto trampolino di lancio, perché Gesù ha fatto il discorso inverso, no? È partito dal creatore per arrivare alla creatura. Però forse potrebbe essere anche opportuno e più facile forse da capire per noi, partire anche dalla nostra esperienza, no? Allora, ci si può divertire anzitutto a contare quante volte ricorre in questo brano di oggi la parola ricambio. Ricambio non è il pezzo di ricambio delle automobili quando le portiamo a fare il tagliando, eh? No, è il ricambiare, ma non soltanto nella meditazione di oggi. Siamo arrivati al volume 31, per quanto, cioè, immaginate, no? Chi ha seguito tutte queste meditazioni? Io di fatto le ho fatte tutte quante. Cioè, pensiamo a quante verità stanno seminate dentro la nostra anima, dentro i meandri più profondi del nostro spirito, dentro le pieghe della nostra memoria, e magari non siamo capaci di ricordarle tutte, ma tutta questa marea di divine informazioni stanno sicuramente misteriosamente operando e agendo tra le tenebre della nostra personalità più interna, no? Chi lo sa che combinano, perché la nostra imperfezione strutturale che caratterizza il nostro stato di viatori non ci permette di renderci conto di tante cose, no? Chissà. Però anche se non ci possiamo ricordare tutto, perché insomma ricordarsi tutti e 36 volumi, anche per me che alla mia povera memoria l'ho messa nella mia vita veramente a dura prova per tutte le cose che gli ho fatto immagazzinare, molte delle quali spero per volontà di Dio. Quindi impararsi a memoria tutti e 36 volumi non penso che sia un'operazione possibile in questa vita, a meno che non ci sia qualche genio tipo San Tommaso d'Aquino non è che si vantava, che umilmente confessava di sapere tutta la Bibbia a memoria, insomma, però come quantità di parole, di scritti, tra i 36 volumi e la Bibbia non è che intercorre molta una così grande differenza. Comunque, adesso, a prescindere da queste cose, ci sarà rimasto però nel cuore, specialmente per chi ha avuto la costanza e la perseveranza, e di questo sappia che ne riceverà grandissima ricompensa in cielo e anche grandi grazie in terra. Quindi, chi ha seguito queste meditazioni si ricorderà quante volte ricorre questa parola ricambio, ricambio, ricambio. Cioè, se al 31° volume non è chiaro per noi che Gesù, la Santissima Trinità, la Divina Volontà, adesso i termini usiamo quelli che ci fanno più devozione, ci ha e ci continuamente riempie, ubriaca, travolge, affoga, ieri abbiamo sentito, di amore, perché vuole il ricambio, e vuole il ricambio, non è un optional, lo vuole, proprio lo vuole, lo vuole. Se non abbiamo capito questo, come si dice con una frase un po' retorica, un po' fatta, non abbiamo ancora capito niente. Cioè, che qui si tratta di instaurare un rapporto. Il rapporto è sempre, presuppone necessariamente due individui, due termini, due
due persone distinte, e per quanto il rapporto tra noi, cioè il rapporto tra me e la divina volontà, è un rapporto completamente, come dire, sperequato, completamente asimmetrico, cioè l'infinito in confronto del finito, c'è la santità in confronto della miseria, c'è la perfezione assoluta in confronto dell'essere un povero peccatore, eccetera, possiamo continuare fino all'inverosimile, però proprio attraverso ciò che la divina volontà stessa vuole dare in noi, vuole insegnarci a fare in lei attraverso il nostro operato, lui vuole il ricambio. E per farcelo capire usa l'immagine umana. E qui adesso gli esempi ne cominciano a fare tanti, che spaziano dalle più svariate circostanze della vita, no? Dice, guarda che non ti credere che solo l'ente supremo vuole ricambio nelle sue opere, dice a Luisa, sto citando testualmente. Ma guarda che anche la creatura, nelle sue opere, il primo scopo è il ricambio. Vogliamo fare qualche esempio? Ma quanto ci rimaniamo male quando noi facciamo una gentilezza a qualcuno? E possono succedere due cose, no? O non viene apprezzata, cioè uno fa, e questa è la cosa peggiore, insomma, no? Che uno dice, ma tu guarda un po', hai fatto una cosa e questo manco l'apprezza. Oppure viene ricambiata, non viene ricambiata per niente. Cioè, te vi la gentilezza, vabbè, grazie, arrivederci. O peggio ancora, come diceva la mia cara santa mamma in vita, che fai? Ti do una carezza e tu mi rispondi con uno schiaffo. Può succedere pure questo. Ma allora, amici cari, cioè, ci vuole la scienza infusa per capire questa cosa. Ma come ci rimaniamo noi? Pessimamente ci rimaniamo. Ma non è che ci rimaniamo pessimamente, ah guarda quanto sono peccatore, ci sono rimasto male. No, non ci sei rimasto male perché sei peccatore, ci sei rimasto male perché hai subito un peccato. Non perché sei peccatore tu, perché chi non apprezza una gentilezza, chi non la ricambia, o chi peggio ancora la ricambia con un'offesa, pecca contro la giustizia, pecca contro l'amore, pecca contro tutto, insomma, è un gran cafone, è proprio una persona che arreca dolore. Vogliamo fare esempi un pochino più... Pensiamo quando due innamorati, un marito e una moglie, due fidanzati. Cioè, quando qualcuno dice ti amo, ma bisogna sempre rispondere. Quantomeno me too, no? Dicono gli inglesi. Anch'io. Tu non puoi ricevere un ti amo senza non rispondere. Perché sei, perché lasci, cioè, prova, non so se poi è successo mai, di dire ti amo e il destinatario di questa cosa sta impalato, non risponde. È brutto, no? Pensiamo, gli esempi garbati anche della vita amorosa tra di coppia, insomma, le reminiscenze arcaiche della mia pura ma bella, come dire, gioventù, no? Cioè, se tu ti avvicini ad una amorosa e gli vuoi dare un bacetto e quella si scansa, tu ce resti male, o no? Se gli dai un bacetto, ti aspetti che poi te ne dia un altro. Cioè, perché darti quel bacetto di ricambio significa che ha gradito il tuo e che te lo ridà, quindi che l'amore funziona, quindi che tu la ami, ma lei a sua volta ti riama, perché, cioè, non credo che nessuno di noi sia contento se c'ha un oggetto di amore che è un oggetto soltanto, come dire, destinatario della nostra attenzione, del nostro amore, ma non ci dà niente. Attenzione, di questo amore, questo è l'amore oblativo, l'amore gratuito, no? Gesù ne parla, per esempio, tu fai la carità per i poveri, ma un povero, no? Per esempio, non c'ha da ricambiarti. Ricordate Gesù nel Vangelo, quando fai un banchetto, non invitare i ricchi, no? Che possono, ma invita i poveri che non hanno di ricambiarti, ma quello ti ricambierà con uno sguardo, come dire, con uno sguardo pieno di gratitudine, con uno sguardo di riconoscenza, magari ti dirà, ma grazie, io stavo a morire di fame e oggi mi hai fatto mangiare. E basta quello, basta e avanzano. Non conta tanto la cosa, ma conta che la persona con cui interagiamo in un rapporto d'amore è, come dire, non stia come una statua, no? È importantissimo questo qui.
altre volte ho detto e lo ripeto perché, cioè, guardate che queste cose sono grammatiche di amore divino, non sono semplicemente norme del bon ton umano. Oggi viviamo in mezzo ad una generazione, amici miei, perdonatemi, di grandissimi cafoni, maleducati. Le norme della buona educazione, il Galateo, scritto da un prete, un signor della casa, era un prete, sono norme, diciamo così, proprio finalizzate a questo, a quel minimo, come dire, di, cioè, capito? Se tu ricevi un regalo, tu lo accogli il regalo, ma tu non puoi rimanertene con le mani in mano soltanto a ricevere, anche se non sei in grado di adeguare, come dire, la portata del regalo ricevuto, almeno un pensiero, almeno una cosa, la devi fare piccola, perché non conta, come dire, noi, ma che per caso noi possiamo adeguare il ricambio d'amore con l'Altissimo solo quando facciamo gli atti nella divina volontà, ma questo non è, perdonatemi, un adeguare nostro, ma è Dio stesso che, siccome lo sa che da noi può ricevere la soddisfazione di che cosa? Di un piccolo amorino. Che per carità, meglio che niente se glielo diamo, ma di che vogliamo parlare? Però attenzione, anche il ricambio di amore con Dio che viene fatto nella divina volontà, da dove parte? Parte dal nostro piccolo amorino, perché se io non volessi farlo, quindi se io non volessi, scusate, in qualche modo ricambiare l'amore ricevuto da Dio, manco mi verrebbe in mente di andare a fare gli atti nella divina volontà per fargli risentire in maniera adeguata qualche cosa di quell'immensità di amore con cui io mi sento da lui rivestito e inondato. Non so se è chiaro. Quindi guardiamo nei nostri rapporti interpersonali, cioè, e guardate che noi, adesso non voglio parafrasare Erich Fromm che scrisse il suo libercolo, libretto carino, non è un libercolo quello, si perdoni. L'arte di amare, no? Non male affatto. Cioè, provate a vedere se, a pensare se noi campassimo così, no? Cioè, quell'attenzione continua, no? Nei confronti del prossimo, quel pensare, per esempio, come farlo contento chi ci sta vicino, ma quanto si campa bene? Pensate se noi campassimo in questo modo. Adesso non voglio fare discorsi, come dire, infantili, utopici, no? Ma questo è quello che è la divina volontà. Cioè, pensiamo che bello che sarebbe spendere il tempo a pensare le persone che stanno vicine, come faccio a farle contente? Qual è una cosa che gradisce? Qual è una cosa che gli fa piacere? Qual è una cosa con cui la posso far sentire importante, con cui la posso far sentire amata? E al tempo stesso, però, gli altri ricambiano questa stessa cosa con me e con te. Ma tu immaginate che vita che sarebbe? Questo a tutti i livelli, chiunque sia. Cioè, vivremo il paradiso sulla terra, cioè un altro modo per immaginarsi il paradiso sulla terra è questo, no? Allora, nella misura in cui funziona, come dire, il nostro ricambio d'amore con Dio, e quindi se noi cominciamo a ricambiare, perché attenzione, guardate che con Dio noi facciamo a gara ma perdiamo sempre, perché se tu con Dio cominci a ricambiare, prova a farlo, tu ricambi e lui poi che succede? Che ti manda un'altra scarica, ce lo diceva ieri Gesù, no? Dice ogni tanto non mi faccio sentire, ma mica perché ho finito, ma perché sto preparando un lavoro ancora più bello. Ti manda un'altra scarica che capito, ce ne avrai ancora di più. Poi tu ricambi. E ti manda un'altra scarica ancora. Allora, che capite voi che carica che ci abbiamo? E quindi dovremmo necessariamente, se questo funziona, avere amore da vendere. Quindi io l'amore lo mando e lo ricambio anche a chi? Anche a chi non se lo merita, anche a chi non mi ricambia a sua volta, anche a chi è cattivo. Questo che Gesù nel Vangelo dice: amate anche i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Uno legge quella cosa e dice: ma come faccio a fare una cosa del genere? Ma come faccio a fare del bene a chi mi odia? Ma come faccio ad amare chi mi vuole del male? Ma è impossibile una cosa di questo genere. Pensa la volontà umana. È impossibile se tu stai fuori di questo orizzonte.
Ma se te l'amore t'avanza, che ce l'hai da vendere, attenzione, non cessa il fatto che è comunque umanamente brutto, sgradevole ricevere delle brutte cose, non avere il ricambio dell'amore. Però non fa niente, perché sei talmente ripieno di quello che Dio ti dà, che, come dire, il ricambio della creatura ti diletta, diciamolo francamente, ti fa piacere quando c'è, ma se non c'è non ti uccide. Fenomeni analoghi avvengono in paradiso, che conosce Tenera Amata, che le catechesi stiamo facendo quest'anno. Che succede in paradiso? In paradiso c'è anzitutto l'amore tra la creatura e il creatore che deriva dalla visione beatifica, che non c'è lingua per poterlo descrivere. Chi un pochino entra nell'orizzonte dell'amore con il Signore, qui c'ha dei vaghi lontanissimi, pallidissimi, questo vale anche per i grandissimi mistici, pallumi di quello che sarà. Però poi c'è anche il meraviglioso ricambio dell'amore universale tra le creature fra di loro e tra tutte le creature, tra uomini e uomini, o tra esseri umani e esseri umani. Pare a quello che dice Tenera Amata, pare che questo, se lo sentono quelli del genere, si arrabbieranno, ma pare, a me pare di vedere questo molto molto chiaramente negli scritti, che il dimorfismo uomo-donna, cioè quella forma, diciamo così, peculiare di scambio di amore che c'è anche in questo mondo, ma per volontà di Dio, perché cioè, l'uomo e la donna come esseri, come dire, distinti, quindi diversi, ma fatto l'uno per l'altro, è ciò che ha creato il nostro Signore. Di fatto Tenera Amata va a parlare con Riccardo e anche durante poi tutto quanto il testo gli presenta altre sue antiche fiamme d'amore, sempre femmine, perdonatemi, che Riccardo si era pure dimenticato, no? Quindi che significa questo? Io me ne faccio le domande, no? Significa che questo dimorfismo, che è una cosa bella, perché l'uomo e la donna, ecco perché è una cosa naturale, ecco perché noi dobbiamo sempre combattere contro tutto quello che sta adesso dilaga in giro, che vorrebbe negare questa cosa che dipende dall'atto creativo di Dio, d'accordo? E non dalle opere della volontà umana che vanno a sovvertire completamente il disegno creativo, generando delle forme mostruose. Anche se pensano che siano belle, buone, degne e lodevoli. D'accordo? Quindi, questa cosa risiede nel diritto naturale. E vedete, il paradiso che cos'è? Quindi, tra esseri umani, attenzione, preferibilmente a quanto pare uomo e donna, preferibilmente, poi. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Poi, tra gli esseri umani e gli animali, tra gli esseri umani e le piante, ma addirittura tra gli esseri umani e tutto quanto il creato. Ci saranno scambi anche con le sostanze angeliche, con i puri spiriti angelici. Io credo di sì, non ricordo, non mi sembra che Tenera Amata, adesso poi non so se mi ricordo bene il singolo passaggio, ne parli, no? Ma il paradiso è così, vige l'amore universale. Ed è, come dire, un principio di un godimento assoluto. Cioè, perché in paradiso, per esempio, si mangia e si beve pur non avendo bisogno di bere e mangiare? Perché gli atomi di quelle sostanze chimiche, che stimolano le nostre papille gustative e quindi ci danno il diletto del gusto, il piacere del gusto, che in paradiso si può vivere senza pericolo di fare peccati di gola, desiderano farci contenti, vogliono farci contenti, perché amare è fare contento il prossimo, se uno ci pensa, se uno ci pensa un attimo, amare è fare contento il prossimo. Un bambino si sente amato se i genitori lo accontentano, certo, attenzione, non lo possono viziare, purtroppo qui siamo sempre nel regime interdetto e segnato dal maledetto peccato, quindi se può di sempre di sì, se può dalle tutte vinte, non si può soltanto, come dire, dare diletti e piaceri. Purtroppo questo vale anche nei nostri rapporti con il prossimo, no? Dobbiamo essere sempre attenti, cauti, dobbiamo saper dire dei no,
saper porre dei limiti. Questo dipende purtroppo, e dobbiamo stare attenti e prenderne atto, dalla condizione di interdizione che viviamo sul pianeta Terra, causata dallo stramaledetto peccato. In paradiso questo non ci sarà più. Ecco, questo la maledizione purtroppo è già quasi finita, perché tutta quanta è incentrata, oggi è evidente che è incentrata, sul tema del ricambio, ricambiare. È orribile quando c'è un movimento di amore e non avviene dinanzi ad esso il ricambio. Proprio terrificante, bruttissimo. E dobbiamo fare in modo che questo mai accada. Anzitutto nei confronti di Dio, che ci ha spiegato oggi in tutti i modi possibili e immaginabili che vuole il ricambio, vuole il ricambio, vuole il ricambio. Ed evidentemente poi, analogicamente, anche nei nostri rapporti intercreaturali. E qui chiaramente pensiamo anzitutto alle persone più vicine. Cioè, ma un matrimonio cristiano, se si mette, se fa la meditazione sul brano di oggi, e lo fanno tutti insieme, marito e moglie, ma vi immaginate che paradiso sulla terra che diventa il rapporto tra marito e moglie, tra sposo e sposa? Se provano a mettere in pratica questo qui, cioè che fanno a gara nel farsi contenti a vicenda, nel prevenirsi i desideri, nel dilettarsi, nell'andarsi incontro, in tutto e per tutto, sempre, comunque, dovunque. Ma sarebbe proprio uno spettacolo unico al mondo, no? C'è la vocazione al matrimonio, fa la meditazione su questo brano, eh? Se me lo ricordo, poi quando magari da qualche coppietta che deve sposarsi sto 4 settembre del 32, il volume 31, speriamo che me lo ricordo, perché glielo faccio meditare seduta stante, perché è assolutamente importante. O un matrimonio è così, oppure ma che razza di matrimonio è? Diventa una cosa proprio brutta. Ma che va una cosa proprio stantia, rutinaria, come dire, grigia, triste. Peggio che va, qui ci sono varie gradazioni fino ad arrivare alla guerra dei Roses, no? Purtroppo. Però qui non c'è niente a che fare con la vita cristiana o con la vita di santità e con la divina volontà. E attenzione anche, spero che non ci siano cose di questo genere, divina volontà, divina volontà, divina volontà, con poi un matrimonio, come dire, traballante e veramente penoso alle spalle. Sì, va bene, però ecco, la divina volontà sia un aiuto per capire che attraverso di lei il matrimonio deve diventare una cosa spettacolare. Se si è in due meglio, e se si rimane soltanto in uno perché quell'altro, purtroppo quell'altra è refrattario o refrattaria, pazienza. Se ci avanza l'amore ne avremo in abbondanza, anche per il coniuge che con i suoi comportamenti di per sé sembrerebbe non troppo meritarselo. Un grandissimo grazie anche oggi, Signore Gesù, per queste cose bellissime che ci hai detto oggi. La parola d'ordine è il ricambio dell'amore. Ecco, che possiamo ben fissare queste cose che comunque sono entrate nella nostra anima e adesso cominciano a spandere i loro effetti benefici anche in forma non troppo consapevole. Ecco, ma sicuramente respirare, nutrirsi di queste cose, come abbiamo avuto modo di riflettere, porta dei benefici profondi, anche se noi in parte sconosciuti.
però aiutaci a mettere in pratica queste cose, ad essere sempre attenti nel ricambiare tutto l'infinito amore che hai per noi e nel donare e ricambiare l'amore verso tutte le creature. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque la mia volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.